Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 10 settembre 2021, San Nicola da Tolentino. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Costeranno 113.000 euro, tre impianti semaforici intelligenti disciplinanti alcune intersezioni della città, in particolare via Carlo Alberto, via Pomes, piazza Italia, nonché la modifica tecnica di impianti semaforici già esistenti, tale da renderli intelligenti. I vacanzieri orgogliosi di aver scelto Ostuni come meta preferita delle vacanze. Marisa Zigrillo è andata a sentire le loro emozioni. Caserta. Siete qui per una lunga vacanza? No, 3-4 giorni e ce ne andiamo. Che cosa avete visto fino adesso di Ostuni? Che cosa vi è piaciuto? Ma il centro storico e che siamo vicini a tutto. Un bel ambiente. Avete trovato qualche punto di criticità per Ostuni? No, nessuno. Anzi, no. Tutto perfetto. Anzi, non la conoscevamo e siamo rimasti molto contenti. Quando tornate a casa, che cosa direte di Ostuni? È una cittadina che consiglieremo. Consiglieremo e molto probabilmente ritorneremo in futuro. Cosa dirai per convincere un amico a venire con te in vacanza? La particolarità assomiglia molto a Santorini. Come... quindi ci sta, ci sta. Un aggettivo per definire Ostuni? Meravigliosa. Bella. Roma. Come mai avete scelto Ostuni? Risponde lui. Perché non c'eravamo mai stati e sapevamo della sua particolarità chiamata Città Bianca. Ma ne avete sentito parlare oppure è stata casuale la scelta di Ostuni? Da parlare. Tutti quanti quelli che ci sono stati sono sempre rimasti soddisfattissimi e effettivamente è bellissima. Cosa vi hanno raccontato per portarvi Ostuni? Che c'ha molta arte, la cattedrale, i muri bianchi. Venite da? Terni, Umbria. Avete scelto Ostuni come mai? Perché non eravamo venuti in Puglia, non c'eravamo mai stati e come città ci piaceva anche visitarla sia per il cibo che per la città. Questa piacevolezza di Ostuni vi è stata raccontata, l'avete vista sui social, da che cosa dipesa questa scelta? Guarda, in realtà abbiamo scelto il giorno prima di venire, quindi diciamo è stata un po' una scoperta. Cosa vi ha colpito tanto da prenotare? Ma allora, di sicuro anche il fatto che si trova scritto la Città Bianca, anche un po' visitarla, il mare di sicuro in primis, quindi trovare il mare bello è sempre un piacere, soprattutto venendo dall'Umbria che non abbiamo il mare, quindi è molto affascinante. E devo dire poi visitandola, bella la città, bello il mare e anche il cibo molto buono. Avete fatto quindi il giro nei vicoli, che emozione avete provato? È molto bella come città, questo bianco è molto affascinante e siamo stati molto bene, sì. Inaspettato anche, magari una città così piccola non te l'aspetti di trovare così tanti vicoli diversi e carini da visitare, non tanto come attrazioni ma anche soltanto farsi una passeggiata tra i vicoli è una cosa affascinante. Anche i genitori degli alunni dovranno rispettare l'obbligo di esibire il Green Pass se entrano a scuola. Lo stabilisce il nuovo decreto fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica. Ha percorso in bicicletta 110 km, è partito dal comune di Schio e ha raggiunto Ostuni in 10 giorni. Il protagonista è Gianluca Santacaterina, deciso a lanciare una raccolta fondi attraverso la sua associazione contro l'inclusione, per la prevenzione e la rimozione delle cause di handicap e di emarginazione per favorire l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella vita sociale e sensibilizzare tutti alla prevenzione delle patologie cardiache, da egli stesso vissute sulla sua persona.
Gianluca Santa Caterina è stato accolto nella mattinata di ieri dal primo cittadino nella centralissima Piazza della Libertà. Nella serata di ieri, nel Chiostro San Francesco, presentazione del libro di Ettore Catalano, Un'infezione latente, l'intervista all'autore di Nando Sallustio. Continuano le presentazioni di libri per il centenario dello Scudo. Questa sera tocca a Un'infezione latente di Ettore Catalano, professore onorario di letteratura italiana che ha insegnato anche nelle università di Bari e in quella del Salento e per alcuni anni è stato curatore di Un'emozione chiamata libro qui ad Ostuni. A molti individui o popoli può accadere di ritenere più o meno consapevolmente che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente. Questo è l'incipit, l'attacco del libro ed è una frase di Primo Levi. Ma noi soffriamo di questa infezione? Certamente. Io non scrivo dei gialli, scrivo dei noir. I noir rispetto al giallo affrontano sempre delle problematiche che non sono solo quelle della detection, cioè della scoperta del colpevole e di una sua eventuale, a volte improbabile, punizione, ma si occupano di suscitare delle atmosfere nelle quali le psicologie, i cibi, i paesaggi, tutto contribuisce a cercare di capire quale complesso di problemi noi dobbiamo affrontare ogni volta. Nel primo romanzo mio, pubblicato nel 18, affrontavo il problema dei trapianti di organo e la corruzione di una certa parte, non di tutti per carità, della classe medica. Nel secondo avevo addirittura immaginato quello che purtroppo sta succedendo in un mare di follia. Lo sapete che la Regione Puglia sta rilasciando 53 permessi di trivelle che sorgeranno al largo del nostro mare. Una sorgerà al largo di Ostuni. Io avevo previsto nel mio romanzo una situazione nella quale tutto nasceva da una di queste trivelle, quindi dalla volontà di sfruttare quello che potete immaginare. In questo terzo romanzo io mi sono occupato di un altro problema, che è quello dell'odio, perché l'odio è un sentimento molto forte che può essere instillato nella gente che non vuole pensare o è abituata a non pensare e che crede che i pericoli derivino dal fatto che una massa di gente che ha voglia di lavorare, ha voglia di vivere, ha fame, venga sulle nostre coste o venga in Europa, dimenticandosi che non è un fatto che nasce così, ma sono gli effetti di lunga portata del colonialismo e dell'imperialismo, che sono concetti di cui nessuno discute più. Sembra che ci sia semplicemente una sorta di viaggio verso l'Italia. Io affronto in questo libro anche, partendo certo da un duplice delitto, diciamo quelle manifestazioni anche di omofobia, proprio, no? E di ribellione assurda di strati, anche di ragazzi che senza conoscere nulla pensano di poter imitare dei modelli del passato, modelli anche nazisti di comportamento, di odio contro gli ebrei, ma di odio contro chi è diverso da noi, che sia il colore, sia la pelle, sia l'inclinazione sessuale. L'odio è un sentimento molto forte che brucia forse più dell'amore. La Puglia è protagonista ormai della cultura attraverso il cinema, la televisione, tutta una serie di storie, ma è una Puglia da copertina, una Puglia che sotto nasconde dei problemi seri come quelli di cui abbiamo appena parlato. Qualche volta la Puglia che io vedo rappresentata anche in recenti telefilm è una Puglia da copertina. Io sono barese di nascita, ho visto qualcuna di queste riduzioni cinematografiche o televisive. Francamente c'era da vergognarsi di essere barese, io non mi sarei troppo vantato di queste cose qua. Io cerco invece di fare un discorso, diciamo, diverso, se è possibile, che nasce anche dalle mie letture, dal mio modo di essere, di pensare e di affrontare le cose. C'è il pericolo che la Puglia diventi semplicemente una bella cartolina
in cui ricominciamo a parlare di ciò che De Martino ha scritto un bel po' di anni fa. Ancora tarantate, ancora per piacere, basta con queste cose. Parliamo di cose serie, se possibile. Io nel mio piccolo cerco di fare questo. La rassegna di libri dello Scudo prosegue questa sera, venerdì 10 settembre, con Masseria Sant'Irene di Nello Ciraci in collaborazione con il Rotary Club Ostuni Valle d'Itria Rosa Marina. Come ha detto Nando Sallustio poc'anzi, lo Scudo compie 100 anni e per l'occasione presenta una serie di libri di autori ostunesi. Questa sera alle 20.30 nel chiostro San Francesco, Masseria Sant'Irene di Nello Ciraci. L'ASL di Brindisi ha promosso una campagna di sensibilizzazione per completare la copertura vaccinale anti-Covid, rivolgendosi alla fascia di popolazione della provincia che mostra percentuali di adesione più basse e in generale agli indecisi. A supporto è stato prodotto uno spot video con protagonisti due attori che, ritornati a calcare le scene, sono quasi un anno dalla chiusura dei teatri, affrontano i vari quesiti sulla vaccinazione, riconoscendo il ruolo della scienza e l'importanza del vaccino come unica arma di difesa contro il Covid-19. Proseguono le vaccinazioni anti-Covid nei centri attivi nella nostra provincia. A fine giornata si può accedere senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. I minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento d'identità del genitore assente. Per chi vuole avere la certezza del giorno e dell'orario del vaccino si può prenotare presso gli sportelli CUP dell'ASL oppure presso le farmacie o attraverso il call center al numero 800 888 388. Una notizia di sport calcio: la SD Ostuni 1945 ufficializza un nuovo acquisto a centrocampo. Si tratta di Kader Diomande. La sua esperienza in Serie D e in eccellenza sarà a disposizione di Mister Serio. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno, mentre la farmacia Santoro è aperta a Villanova Marina di Ostuni, via Petrolla, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo: giornata discreta con momenti soleggiati alternati a qualche annuvolamento. Nel pomeriggio nubi più consistenti con occasionali rovesci o brevi temporali. Temperature stazionarie, venti deboli, mari poco mossi. L'aforismo odierno: gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti quando le altre persone neanche sapevano che eri caduto. Questa edizione termina qui. Alla prossima.